Erice torna l'incubo incendi, weekend di fuoco nel borgo medievale. Castellammare, perseguita l'ex compagno infermiere arrestato dai carabinieri. Castelvetrano Giovanni Mazzarese aggredisce carabinieri e poliziotti e scatta l'arresto in flagranza. Gibelline ritrovate dai carabinieri a Marsala all'opera d'arte trafugata nei giorni scorsi. Mazzara visita questa mattina il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, con l'accusa di stalking. I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno arrestato un infermiere. I particolari nel servizio. Ennesimo caso di stalking in provincia di Trapani. Protagonista in negativo della vicenda è un infermiere palermitano residente a Castellammare del Golfo che avrebbe iniziato a perseguitare l'ex compagna dopo la fine della loro relazione. L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Castellammarese e sottoposto ai domiciliari a Palermo in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Trapani, Lucia Fontana, su richiesta della Procura. L'arresto è scattato nell'ambito delle indagini avviate dai militari dell'arma e dopo che la vittima delle persecuzioni si è confidata con un maresciallo dei carabinieri. Secondo quanto raccontato dalla donna e successivamente verificato dai militari, l'infermiere non avrebbe accettato la fine della relazione ed avrebbe iniziato a perseguitare l'ex con ingiurie, minacce, l'invio di sms e post offensivi sul social network Facebook. L'infermiere avrebbe anche danneggiato l'auto della donna, un comportamento persecutorio che è costato all'uomo l'arresto. Nei confronti dell'infermiere, inoltre, il giudice ha stabilito il divieto di qualsiasi tipo di comunicazione con la ex. La Questura di Trapani nei giorni scorsi ha confiscato beni per 26 milioni di euro all'imprenditore 55enne Michele Mazzara di Paceco, condannato per favoreggiamento nei confronti del boss latitante castelvetranese Matteo Messina Denaro. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione di misure di prevenzione del Tribunale Trapanese. A Mazzara sono stati confiscati immobili, auto, conti correnti e società operanti nel settore edile alberghiero. A San Vito Lo Capo, Mazzara gestiva il noto albergo Panoramica. Alle indagini ha partecipato il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Un 21enne mazzarese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Il servizio. Nuova raffica di controllo a Castelvetrano nei giorni scorsi ad opera dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. Il bilancio è di una persona arrestata e di altri cinque denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria. In manette è finito un 21enne mazzarese accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane è rimasto coinvolto lo scorso 7 giugno in un incidente stradale a Castelvetrano, nel corso del quale avrebbe avuto una violenta discussione ed una colluttazione con il conducente dell'altro mezzo rimasto coinvolto nel sinistro. Non solo, il 21enne avrebbe anche aggredito due carabinieri intervenuti sul posto e si sarebbe scagliato anche contro due poliziotti arrivati in seguito. Sia i militari dell'arma che gli agenti del commissariato castelvetranese hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici del locale pronto soccorso. Il giovane è stato nel frattempo sottoposto ad etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico al di sopra della soglia consentita dalla legge. Inevitabile l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica. Processato con rito direttissimo, il 21enne mazzarese è stato condannato dal GIP di Marsala a 6 mesi di reclusione, pena sospesa. Le denunce sono scattate a vario titolo per ricettazione, violazione della sorveglianza speciale e guida senza patente. Un furto di cavi di rame è stato perpetrato presso la stazione di sollevamento delle acque reflue in contrada Belvedere a Castelvetrano. Lo rende noto il comune. A causa di questo furto si sono registrati alcuni disagi con le vasche che si sono riempite e con alcuni casi di versamento delle acque nere. Già questa mattina l'amministrazione ha predisposto l'invio dei tecnici per ripristinare le linee elettriche. Un incendio ha devastato nel weekend la montagna di Edice. Disastro annunciato, ha dichiarato il sindaco Tranchida. Il servizio. Un disastro annunciato, lo ha dichiarato il sindaco di Erice Giacomo Tranchida dopo l'incendio che ha devastato nel weekend il borgo medievale.
il Presidente della Regione Crocetta si assuma le responsabilità per i danni provocati e venga ad Erice a chiedere scusa, oltre che a prendere atto e fare il conto dei danni, ha proseguito il primo cittadino ericino. Per quanto ci riguarda, notizieremo senza indugio la competente autorità giudiziaria per le gravi responsabilità omissive poste in essere da più parti e da tutti i livelli. Il sindaco Tranchida ha anche anticipato la volontà dell'amministrazione a costituirsi parte civile negli instauranti procedimenti penali per il ristoro del danno all'immagine pubblica della città di Erice, la cui fama è internazionalmente riconosciuta, ma anche a supporto dei privati danneggiati. L'amministrazione inoltre si farà carico delle spese legali per la costituzione di parte civile da parte dei privati. È necessario che la Regione siciliana faccia partire immediatamente la campagna antincendio nel territorio trapanese ed avvii al lavoro i forestali addetti alla manutenzione. A chiederlo sono i segretari generali di FRAI CGL Trapani Giacometta Giacalone, FRAI CIS Palermo Trapani Massimo Santoro e UILA UIL Trapani Tommaso Magaddino. Non essendo stati fatti per tempo i lavori di prevenzione contro gli incendi, le fiamme sono divampate molto velocemente a causa del forte vento di scirocco tipico di questo territorio. Per queste ragioni, scrivono ancora i sindacati, sollecitiamo il governo siciliano affinché vengano al più presto messe in campo tutte le azioni possibili a tutela del patrimonio boschivo locale ed abbiamo inoltre chiesto un incontro al prefetto affinché si faccia riportare la questione presso gli uffici competenti. Due salvataggi nel giro di pochi minuti sono stati effettuati ieri pomeriggio a Tonarella nei pressi dei lidi Maracanà e Circoletto. Nel primo caso, essere tratti in salvo, sono stati alcuni ragazzi che non riuscivano più a tornare a riva. Sono intervenuti i bagnini dei due lidi con due pattini, uno dei quali si sarebbe anche capovolto, e alcune persone che si trovavano sulla battigia. I ragazzi sono stati per fortuna tratti in salvo e condotti sulla riva. Nel secondo caso sono stati soccorsi un padre, un figlio. L'intervento dei bagnini del personale del Circoletto ha evitato il peggio. Si celebra venerdì prossimo il 179 anniversario di fondazione del Corpo dei Bersaglieri a Trapani. La cerimonia si terrà presso la caserma Giannettino alle 10.30. Durante la cerimonia, dopo il saluto del comandante del reggimento trapanese colonnello Antonino Pomma, saranno consegnate le onorificenze. È stata ritrovata l'opera d'arte rubata qualche giorno fa a Gibelline, il servizio. È stata ritrovata dai carabinieri della stazione di Gibellina sabato scorso a Marsala la scultura di Pier Giulio Montano, raffigurante un grande serpente avvolto attorno a una base in marmo. L'opera era stata rubata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi dal Palazzo di Lorenzo e faceva parte del museo in plein air della città vicina. La scultura sarebbe stata tagliata in diversi pezzi. Appresa la notizia del ritrovamento dell'opera d'arte, il neosindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, ha ringraziato i carabinieri per l'impegno profuso che ha portato al brillante risultato. La nuova amministrazione, si legge in una nota, consapevole dell'enorme valore storico e culturale del patrimonio artistico della città, è determinata a mettere in atto tutto quanto in suo potere per conservare, valorizzare e incrementare tale patrimonio, anche attraverso politiche culturali innovative che portino al coinvolgimento attivo della cittadinanza in processi virtuosi di partecipazione per la riattivazione e riappropriazione del patrimonio, condizione fondamentale per la sua tutela. Il neosindaco del comune Bidicino inoltre, subito dopo il furto, aveva dichiarato che intende attivare un tavolo tecnico con la prefettura, la soprintendenza ai beni culturali e le forze dell'ordine per evitare che azioni ignobili di questo tipo possano ripetersi ancora. Elezioni amministrative 2015, urne aperte fino alle 15 a Marsala, dove i cittadini sono chiamati a votare al turno di ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco della città. Tra poco meno di un'ora dunque inizierà lo spoglio delle schede elettorali che decreterà chi sarà il nuovo primo cittadino tra i due contendenti, Alberto Di Girolamo e Massimo Grillo. Alle 22 di ieri sera avevano votato 23.591 elettori, pari al 33,56% dei 70.300. Ora del primo turno, 15 giorni addietro, aveva votato invece il 51,86% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora del ballottaggio del 2012 aveva votato il 34,86%. In visita oggi al distretto della pesca di Mazara il sottosegretario allo sviluppo economico Simone Vicari. Sentiamo.
Sottosegretario Vicari, la visita a Mazara del Vallo, al distretto, da un lato l'eccellenza di questo organismo che viene preso come modello per lo sviluppo della pesca nel Mediterraneo, dall'altro lato però i problemi quotidiani che ha avuto modo di conoscere nel corso di questo incontro al cantiere Mecanal. Come governo nazionale rimaniamo a disposizione di tutte le istituzioni territoriali competenti a dare una mano a risolvere questo tipo di problematica. Il mio appello oggi, da una sommaria consapevolezza di tutto quello che riguarda queste problematiche, è quello di sollecitare al massimo di chi ne ha la competenza, ma anche chi non ha la competenza, insomma, di essere un interlocutore politico, affinché chi si deve mettere intorno al tavolo lo faccia presto, perché questa realtà è una delle realtà più belle che noi abbiamo in Sicilia, soprattutto che guarda al Mediterraneo. Per cui, al di là delle appartenenze politiche, io penso che le istituzioni oggi debbano dialogare in maniera concreta, a dare concretezza alle parole che per troppo tempo la politica ha utilizzato e che poi, quando magari si hanno delle responsabilità, non riusciamo a rendere concrete. La presenza del governo qui, incarnata dal sottosegretario allo sviluppo economico, non solo ci conforta, ma ci dà speranza. L'aver affrontato oggi con gli operatori alcuni problemi che sono caratteristici di questa comunità ci dà veramente coraggio nell'andare avanti, quindi la ringraziamo molto e ringraziamo soprattutto per gli interventi che farà dopo questa visita. Ci siamo già dati una scaletta, un'agenda per fare in modo che queste necessità, queste emergenze possano essere risolte nel più breve tempo possibile. Bisogna che tutti facciano la loro parte, anche il distretto, le associazioni degli armatori, i sindacati, le associazioni di categoria, sono tutti allertati per fare in modo che la soluzione di un problema principale, qual è quello dell'escavazione del porto, diventi un tema nell'agenda del governo italiano e della regione siciliana, che è l'ente competente in questa materia. Il circolo di selle di Mazara è intervenuto sulla bocciatura da parte del Consiglio Comunale del Registro delle Unioni Civili. La mancata approvazione, si legge in una nota, lascia davvero amareggiati e delusi. Sui diritti degli esseri umani non bisogna scherzare, preoccupano le barricate di coscienza di chi oggi finge di non vedere la realtà quotidiana. Selle ricorda poi le parole di Monsignor Mogavero: non tutti hanno una professione di fede e non credenti hanno parimenti diritto a veder tutelata un loro diritto di dignità. Uno Stato laico non può fare scelte di tipo confessionale, la Chiesa non può interferire nella sfera delle leggi civili. Mi dispiace per la poca sensibilità mostrata verso chi, essendo coppia di fatto, vuole vivere nella certezza i propri diritti civili, ha proseguito la nota. Il Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mogavero, questa sera presenterà le linee guida del nuovo piano pastorale. La presentazione avverrà nel corso della celebrazione eucaristica sul sagrato della Chiesa di San Vito a Mare alle 19 in occasione della festa del Santo Patrono San Vito Martire. È stata inaugurata sabato scorso presso l'autoparco comunale a Trapani la 22esima edizione della fiera campionaria Arcoin. All'interno della fiera, ricordano gli organizzatori, è possibile visitare il villaggio del gusto con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Non ci sono altre notizie, il TG Vallo torna domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.